conduttrice di questo workshop che ci apprestiamo a fare. Quindi sono qua per facilitarvi la vita. Che se riesco a facilitare la vostra, poi troverò qualcuno che facilita la vita. Fatta questa introduzione, la prima cosa che mi piacerebbe fare con voi è accogliervi. E per l'accoglienza ci vuole la conoscenza. Quindi ognuno di voi, partendo dalla signora con gli occhiali in fondo, ci dirà nome, cognome, gruppo sanguigno, ci dirà nome, cognome ed ente di appartenenza. Semplicemente questo. Quindi ha proprio 10 secondi, 5 secondi per dire questo, in modo che ci conosciamo. Bene, cominciamo dalla signora. Ok, sai la dinora, è nostra, gli occhiali li tengo che tirano su il cervello agli occhi. Bene, prego. Francesca Paolo, UF Litorale Lazio Nord. Bene. Signore Giuseppe, rappresento la cooperativa Pescatori della Furia di Ostia. Troppe videocamere, vai, come la BBC, cioè. C'è quella di riferimento. Chi è magari di spalle si può anche alzare, fate un po' come vi pare. Allora, io sono Eleonora De Sabata di Bad Chance per il progetto Clean Sky. Bene. E Marina Pulcini, Ispra. Bene. Io sono una persona singola. Per gli stabilimenti balneari. Ma come si chiama? Bruni. Bruni, ok. Vi dico subito una cosa. Io che sono tutte associazioni. No, ci sono anche singoli cittadini. Allora io darò, se voi siete d'accordo con me, del tu a tutti. Perché così sciogliamo senza dare lei tu. Tu! Io! La mia parte! Io sono la donna tempo! Qui silenzio di tomba! Di un'associazione culturale. Che si chiama? Elisia. Ah, bello, ci piace! Bel nome. Gianluca Poeta, anch'io ricercatore e anch'io qui per Elisia. Quindi abbiamo un poeta ricercatore. Esatto. Cioè il massimo. Prego! Giancarlo Morgana, Enea, ricercatore. Io ti ho già visto, vabbè. Forse in TV, prego. E Giacomo Pozzolino, libero professionista. Che fai come libero professionista? Mi occupo di ambiente e di ecoturismo. Ecoturismo, proprio, sei un ecoturista, un eco esperto di ecoturismo. No, esperto no. Va bene, prego. Deborah Violi, cooperativa. Bene. Cinzia Gavano, insegnante del liceo scientifico a Montana. Che è in collegamento con noi, cioè ci stanno già vedendo? Due guardate più forte perché stanno. Allora, un applauso a questi giovani del liceo Nomentano che ci vedono dall'alto. Abbiamo dato i pasticcini anche a loro, sì. Io ho finito, sì. Vado sì, signore qui. Scusi. Piero Sergio, libero professionista, presidente del Lui e vicepresidente di Canavale, sezione dell'università. Bene, grazie. Anche filosofo. Wow, fantastico. Allora io vorrei stare tra il filosofo venturino e il poeta ricercatore. Prego. Elisabetta Torinti del CIRSP e il Centro Studi sulla Pesca di Conf Cooperativo. Bene. Floriana Di Stefano, presidente dell'AISA, Associazione Italiana Scienze Ambientali. Bene. Qui. Cristina Sanna, giornalista ISPRA. Bene. Michele Ferri, autorità di bacino di Venezia. Da Venezia sei venuto? Da Venezia. Con la gondola. Fatto bene o sbagliato? Hai fatto benissimo, guarda. Beh, ma devi dire che segui anche Citizen of Sex. Sì, no, io direi, no, c'è un motivo. Era come il solito raccomandato. Basta, hai detto esatto. Chi sei, non ci interessa. Basta, Maria Bella Villani, UF Litorale Laziale. Grazie. Ho fatto interpellato tutti, tutto lo staff concorda? Bene. Perfetto. Allora, detto questo, cosa faremo oggi? Molto. Però prima di parlare, di dirvi, di portarvi dentro il lavoro che farete, che faremo tutti insieme, ho il compito di presentare la dottoressa Mara Gualandi, che mi alzo i piedi, che è ovviamente il punto di contatto del progetto. Allora adesso lo dico proprio all'italiana, che sarebbe Horizon 2020, noi diciamo Orizzonte 2020, tanto non presentano. E lei avrà il compito, vi introdurrà al progetto Marina. E ovviamente, visto che è di Apre,
Dopodiché apre. Ci vediamo. Allora, io sono appunto GIAPE, l'organizzazione dell'Agenzia per la promozione della ricerca europea, che ospita tutti i punti di contatto nazionale per quanto riguarda il programma di ricerca Horizon 2020. Noi in questo momento ci troviamo insieme dentro a un progetto che è stato finanziato dalla Commissione europea, dentro alla tematica Scienza con e per la società, della quale io sono per l'Italia il punto di riferimento, il punto di contatto nazionale. La nostra organizzazione, insieme a CNR, che è il coordinatore di questo progetto, ISCRA e APRE, sono i tre partner italiani di questo grosso progetto che vede la partecipazione di 14 partner di altri paesi europei, che li vedete qua rappresentati nell'Europa, nella cartina dell'Europa. Questi partner hanno avuto un compito di portare avanti questo progetto. Questo progetto, come diceva all'inizio, il titolo, si chiama Marina, ma è una piattaforma di condivisione di conoscenza marina per federare la comunità di ricerca responsabile e innovativa. La comunità di ricerca. Oggi voi qua dentro rappresentate praticamente un pochino tutti gli stakeholder, tutti diciamo gli attori che devono essere chiamati a partecipare dentro questo progetto. Quindi oggi noi lavoreremo su una tematica, domani saremo coinvolti in un altro aspetto e dopodomani in un altro. Saranno dei piccoli pomeriggi insieme intorno a un tavolo, ma soprattutto per far uscire da voi quelle che sono, diciamo, le tematiche che maggiormente vi colpiscono, che maggiormente vivete, perché è molto importante trasferire dentro a questo progetto affinché vengano realizzate poi delle buone pratiche, un buon messaggio che va trasferito a Bruxelles, che va trasferito per fare, diciamo, quelle linee guida che determinano moltissimo anche il nostro percorso, diciamo, di operatori e di cittadini in prima persona. Pensate che in questo periodo si parla sempre di questa controversia europea, eccetera, ma noi abbiamo circa l'80% delle nostre leggi che derivano da direttive europee. Quindi essere presenti fino alla base, fin dall'inizio, e trasmettere quelli che sono i nostri sentimenti di operatori, in questo caso, in questo settore, è importantissimo. Ecco perché il nostro compito è proprio di sentirvi, di farvi lavorare, perché oggi pomeriggio avrete il caffè e i pasticcini, ma anche di interagire moltissimo e portare tutto quello che potete a questo, diciamo, a questa tematica che affrontiamo oggi. Domani sarà un altro giorno, ma oggi Chiara vi spronerà e vi tirerà fuori tutto quello che sono proprio così, infatti ce l'ha l'aria, c'è anche gli stivali alti, di neri, da cavallerizza, e quindi ecco quello che noi abbiamo e vogliamo da voi e noi speriamo di poter offrire a voi. È un messaggio che dobbiamo trasferire anche dentro questo progetto e successivamente in Europa. Un'altra cosa che vi devo dire, noi dentro questo progetto c'è una cosa che cerca proprio di creare questa comunità, che è una piattaforma. Più tardi la vedremo insieme, il coordinatore di questo progetto, che è l'ingegner Ferri, è quindi l'inventore, l'ideatore di questa piattaforma. Una cosa fantastica, perché proprio su questa ci si può interagire continuamente. Una volta che l'avrete preso conoscenza, è da lì che potete trarre tantissime notizie, tante informazioni, tante idee e automaticamente sarà andata e ritorno per portare una conoscenza superiore a questo progetto. Vedete, queste sono tutte le cose che stanno dentro al progetto che noi realizziamo. Questo è in Italia uno dei primi MML, li chiamiamo così, ma successivamente ce ne saranno altri. Il progetto finisce a metà del 2019. Quindi in tutto questo percorso, pensate, in tutti gli altri paesi si svolgeranno questi momenti di incontro. Quindi sarà veramente un'aggregazione di tantissimi operatori che vogliono migliorare soprattutto l'aspetto e rendere più responsabile e innovativa la ricerca per il settore marino. Adesso sta a voi muovervi secondo le istruzioni che avete anche con Chiara, va bene? Noi siamo in aula per voi e soprattutto a tutti gli operatori che sono qua, che sono interessati a fare progetti di ricerca per quanto riguarda Horizon 2020, è il momento giusto, perché ancora ci sono 3 anni di bandi e 3 anni di finanziamenti, quindi diamoci da fare, come si dice. Esatto, portiamo l'Italia. Allora, detto questo, abbiamo Marco Picone, che è la persona che sta leggendo, che è il mio aiutante, il quale mi comunica prima di cominciare
che al tavolo devono essere sedute quante persone? Quattro persone. Quindi li facciamo spostare subito. Quattro. Quindi in ogni tavolo devono esserci quattro. Siamo sicuri di questo numero? Sì, sì. Bene. Ma dove li metti? Mi sembra che ci sono due, per esempio. Qui ce ne sono due. Quattro persone partecipano. Ah, ok. Partecipanti. Quindi faccio l'esempio, qua ci sono no, 5 persone più io che sono registrante. Bene. Quindi una persona deve spostare. Sì, una può andare là. Allora, facciamo una bella cosa semplice. Allora, servono due persone qui in questo tavolino e una persona lì. Ne scelgo io in maniera democratica. Tu qui, tanto per fare poi tu qui, e poi ne manca un altro. Possiamo spostare questi della mia sedia. Fatto. Stanno arrivando altre tre persone. Bene. Le tre persone che arrivano le mettiamo per ogni una per tavolo. I suoi tabellari ci stanno tutti. Grazie. Lì li vedo. Due o tre, guarda. Tanto vi preannuncio che vi sposterete tutti. Lì, chi è il tuo? Questa è una bella notizia. Lì, giusto? Lì. Sì. Esatto. Circolare perché ci trovo. Allora. Saranno spostamenti continui. Sì, adesso vi diciamo un po' solo l'inizio. Allora, Francesca. Francesca, che è una ricercatrice ISPRA, è il tempo. Quindi lei ha l'ingrato compito, dotata di questa campanella, di segnalare i vari tempi che adesso noi vi diremo. Se siamo pronti, io mi dispiace per chi mi rimane alle spalle e mi scuso. Vediamo cosa andiamo a fare oggi qua. Allora, il tema già ve l'ha annunciato Mara. Vivere il mare con chi vive di mare. Quindi noi oggi viviamo il mare. Prego. Allora, perché sei qui oggi? Come dicevo prima, diamoci del tu. E cosa faremo insieme? Allora, innanzitutto voi siete seduti a un caffè mondiale, cioè World Café. Avete i pasticcini, avete il caffè, quindi un ambiente friendly. Qui cosa farete? Lavorerete insieme, tirerete fuori le vostre idee e le condividerete con chi è seduto con voi. Ora vi diremo come. Lì c'è scritto che ci saranno due ricercatori a vostra disposizione. In realtà tutto lo staff del progetto che è stipato qui sarà a disposizione se voi avete bisogno di chiarimenti, ma visti gli spazi angusti io passerò per i tavoli, mi accerterò che tutti voi parliate e se avete bisogno di qualche indicazione io sono qua apposta, se no stavo a casa. Poi dove finiranno i risultati è la cosa molto importante che vorrei comunicarvi. Non è che noi oggi qui lavoriamo mentre tutti stanno comprando i regali di Natale, i nostri risultati dove vanno? Bene. Le idee che noi alla fine raccoglieremo, e raccoglieremo 5 idee vincenti, saranno raccolte dai ricercatori e diventeranno delle azioni operative, cioè si passa dalla carta all'azione. Saranno condivisi con decisori politici a livello internazionale, inseriti nella piattaforma che poi, posso chiamarti giusto perdonando senza cognomi, posso far così, friendly anche con te, vi illustrerà, quindi c'è una piattaforma marina che voi vedrete, è una piattaforma spaziale dove saranno inserite le vostre idee e poi saranno presentati, illustrati e commentati a Bruxelles nel 2019. Quindi il motto è idee concrete oggi qui, domani in Europa. Andiamo. Il tema di oggi, ogni workshop che faremo, ogni World Café che faremo avrà un tema. Quello di oggi, come voi sapete, se siete qui, è l'ecoturismo. Quindi siete tutti esperti. Che cos'è l'ecoturismo? Dov'è il mio amico esperto di ecoturismo? Dov'è il mio amico? Ecco qua. Non voglio essere chiamato esperto. Niente, basta.
appassionato. È il turismo che rispetta l'ambiente, contribuisce alla conservazione delle risorse naturali e culturali di un territorio, natura e cultura, questo binomio a cui l'Europa tiene molto, salvaguarda il mare come un importante fattore di prosperità economica, benessere sociale, vita, e preserva l'ambiente marino da forti pressioni che noi conosciamo, quindi diminuisce la biodiversità, il livello di contaminazione da sostanze pericolose e gli effetti che tutti noi viviamo dei cambiamenti climatici. Questo è il tema, quindi ecoturismo, che entri in voi l'ecoturismo. Avanti. Il tempo qua. Oh! La domanda, come vi orientiamo? Perché uno dice, come sparo le idee così? Allora, voi siete liberi e più voi siete liberi di azionare il vostro cervello e di tirare fuori le idee, più noi siamo felici. Quindi noi non vi condizioneremo. Però abbiamo creato una domanda che vi farà da guida. Una domanda semplice a cui rispondere, che è: quali azioni sono necessarie per rendere l'ecoturismo un volano effettivo di protezione ambientale e di sviluppo economico nelle aree e città costiere? Cosa potresti fare tu? Queste domande, questa domanda clou a cui voi risponderete, deve tener conto di alcuni punti chiave, che sono i punti chiave di una sigla fantastica che è la RRI. La RRI è la ricerca e la innovazione responsabile, che è il motore del progetto Marina e della ricerca, dell'innovazione e della ricerca a livello europeo, come diceva prima Mara. Quindi voi oggi, venendo qui, siete cittadini responsabili e aiutate il mondo della ricerca ad essere più responsabile e quindi a fare innovazioni che siano responsabili e utili. I punti chiave, sono: il primo, la partecipazione attiva e informata dei cittadini, ecco perché voi siete qui. Il coinvolgimento paritario di entrambi i generi, quindi maschi e femmine, infatti qui voi siete stati anche, vi siete iscritti e c'è stata un'attenzione nel fare in modo che ci fosse un numero di donne e uomini paritario. L'educazione scientifica vuol dire rendere appetibile l'educazione scientifica. Se noi vediamo i dati dei nostri laureati, vogliono fare tutte le materie umanistiche, la scienza, le materie scientifiche sono magari meno scelte, dobbiamo renderle più appetibili. Il comportamento responsabile di scienziati e innovatori. Quante volte anche al bar, mentre si beve il caffè, io vado: ciao Chiara, tu dove lavori? All'ISPRA. Cosa fate all'ISPRA? È un istituto di ricerca. E cosa ricercate? Cioè, far capire che i ricercatori, nei loro uffici, nei loro laboratori, lavorano per creare innovazione, per creare prodotti, progetti che siano utili a tutti. E voi farete da stimolo come cittadini. Accesso libero e semplice, alla conoscenza, che vuol dire creare strumenti di informazione e di comunicazione aperti ai cittadini, dove i cittadini trovino un linguaggio semplice, dove i cittadini possano capire. Lo so, sembrano bei sogni, ma noi siamo tutti sognatori se siamo seduti qui oggi. Mi è rimasto la scienza e innovazione a supporto della decisione politica. Quindi i decisori politici dovrebbero tenere maggiore conto delle si sente qua dal tavolo del lavoro che svolgono i ricercatori e gli scienziati. Questi punti e questa domanda noi la lasceremo fissa qui, nel senso che mentre voi lavorate vi farà da guida e poi, svolazzando qua e là, siamo qui. No, ce n'erano altre due, ma adesso arrivano. Ecco. Comunque, la slide che c'era dopo era un'estate. Ecco, non è la mia. Però se volete. La spiega tutto.
Sta vedendo tutto un mix. Un pasticcio. Comunque la slide parla, era una slide di esempio per voi, sì, di un caso di successo che è in Puglia, se non sbaglio, giusto Sasha? Torre Guaceto. Torre Guaceto, ed è un esempio di un hotel, di una struttura ricettiva turistica che è, ha ricevuto tutti gli onori, i plausi di tutte le certificazioni ambientali perché ha creato una struttura turistica che tiene conto ovviamente dell'ambiente, quindi sostenibile. Ed era un esempio concreto che ve l'ho detto io a voce uguale. Poi sì, c'è, guarda che ce l'hai dietro. Ecco, un esempio ve lo diamo noi che era questo. Eccolo. Quindi andremo tutti in vacanza a Torre Guaceto. Vabbè. Ecco, vabbè, insomma, questo è quello che vi ho detto. Vedete dov'è questa tenuta, cioè in una zona abbastanza delicata dal punto di vista ambientale, ed è un esempio di come si possa comunque fare turismo anche in zone ambientali meritevoli di protezione se c'è un lavoro di rispetto della sostenibilità ambientale alla base. L'ultima slide, che è quella di incoraggiamento, dai, ce la possiamo fare. Con questa frase di Steve Jobs, l'unico modo per fare un buon lavoro è quello di amare quello che fate. Quindi, ecco, la passione che vi ha portati qui oggi di cittadini responsabili. Allora, che cos'è? È un brainstorming, quindi libere idee espresse. Non avete lavagne, ma avete due fogli. Su questi fogli voi scriverete le vostre idee. Ora, in 3 minuti vi spiego come. L'obiettivo è quello di rispondere alla domanda che avete visto in base ai temi che sono elencati e sentirvi parte del progetto Marina, cioè noi vorremmo che voi usciste di qua, andate a casa e dice oggi ho fatto il progetto Marina, cioè entrate dentro, mescolatevi a noi ricercatori, perché siamo poi, prima di essere ricercatori, cittadini, e questo non va mai dimenticato. Detto questo, andiamo alla slide della domanda fissa. Vi spiego le regole del gioco. Dov'è Marco Picone? Eccolo. Marco Picone, qualsiasi cavolata io dica, intervieni a mannaio. Coi tempi ci siamo. Perfetto, Chiara. Va proprio. Guarda, la allora, il gioco è questo. Voi avete un tavolo, siete stati distribuiti numericamente perché ci sia un equilibrio. Sul tavolo trovate 2 megafogli e un pennarello blu. Su questo tavolo avrete 15 minuti di tempo, solo 15 minuti, per tirare fuori le vostre idee. Ora, siccome i pennarelli sono 2, è ovvio che ci saranno uno, io direi, di voi, che prende un po' in mano le redini del tavolo e che quindi fa parlare a turno tutti, perché chi non parla non mangia i pasticcini, e ognuno dirà la sua idea e queste idee devono essere scritte, vi prego, vi scongiuro, perché poi le dobbiamo trovare, in un ordine il più possibile in maniera ordinata, cioè una qui, una qui, una qui, in modo che noi poi andremo a rintracciare facilmente. Alla fine di questo lavoro, i 15 minuti scadono e passerà il signor Marco Picone con un bussolotto. In questo bussolotto voi estrarrete un biglietto, con questo biglietto vi sarà indicato il tavolo dove dovrete spostarvi, perché a un certo punto noi vi faremo nuotare. Semplice, devo andare là, vado là. Chi non trova alcun biglietto rimarrà al tavolo dove è. Alla fine di tutte le 3 sessioni di lavoro ci sarà un portavoce per tavolo che riassume le idee chiave emerse. Poi avrete 5 pallini di carta, appenderemo i cartelloni qui e voi, ognuno di voi liberamente, andrà a votare, leggerà e voterà l'idea che piace di più. Poi noi, visto qua abbiamo fiori di ricercatori e scienziati, conteremo i pallini e dal conteggio dei pallini emergeranno 5 idee vincenti. Queste 5 idee vincenti le illumineremo con un faro spaziale, le vedremo tutti e poi queste 5 idee saranno inserite nella piattaforma, portate in Europa, insomma sparate nel mondo. Se qualcosa, ho dimenticato qualcosa? Esatto, qualcosa. Mi pareva. Alla fine dei 15 minuti
appunto estrarre il tavolo successivo. I tavoli sono A, B, C, D, E. Abbiamo avuto molta fantasia nei cieli. E chi pescherà la lettera corrispondente al proprio tavolo sarà incaricato di rimanere al tavolo e spiegare alle persone che verranno cosa è stato deciso, cosa è stato detto nel quarto d'ora precedente. Quindi sarà una sorta di portavoce del tavolo precedente. Quindi si muoveranno tutti tranne una persona. Esatto, che dirà a quelli che arrivano: noi prima abbiamo fatto questo, adesso tocca a voi. Così non possono copiare, cioè non ci saranno sovrapposizioni, saranno sempre idee fresche e nuove. Ci sono domande? Quindi non vedo l'ora di suonare, vediamo le campanella. Allora, ripeti la domanda. Ripeto la domanda. Aspetta che mi avvicino perché non la vedo. Quali azioni sono necessarie per rendere l'ecoturismo un volano effettivo di protezione ambientale e di sviluppo economico nelle aree città costiere? Cioè, che vorrei sintetizzare così. Con che azioni possiamo far sì che l'ecoturismo contribuisca a sviluppare, a proteggere l'ambiente, ma a far sviluppare le coste e le aree delle città, ovviamente vicine alle coste? Sì. Chiaro. Cosa potresti fare tu, ma proprio tu, piccolo, nel tuo piccolo, nel tuo grande, dovunque tu sia? Quindi, tutto chiaro, vi vedo pronti. Quindi suoniamo la campanella e che partano i primi 15 minuti. Allora fermi. Scusate, solo domanda. Solo mare? Noi oggi parliamo solo ed esclusivamente. Cioè, laghi no. No, noi parliamo di ecoturismo e progetto marina, aree costiere e mare. Parliamo di mare, sì, zone costiere. Anche laghi costieri. Anche laghi costieri. Certo, anche laghi costieri. Ciò che è legato alla... Cioè tutto ciò che è legato. Tutto ciò che è legato. Volevo aggiungere solo una cosa, forse ma ci importante. Cioè, pensate al contributo sempre che la ricerca può dare verso questo obiettivo. Cioè, quindi pensate anche magari a soluzioni che ovviamente comportano un'attività di ricerca, responsabile, quindi non legata solo al profitto, ma legata anche soprattutto alla tutela, alla conservazione dell'ambiente, al rispetto dell'ambiente e così via. Quindi questo è... cioè, il nostro scopo è far capire che si può fare un'economia sostenibile, si può rispettare l'ambiente e creare sviluppo. Questo attraverso è la ricerca. Il compito attraverso che cosa? La ricerca, che fa un po' da tutela di questo, no? Garantisce con la ricerca scientifica e presiede, cioè monitora, controlla. Altra domanda? Cosa potresti fare tu? Tu? Che cosa sei? Libero, cioè in qualità di cosa? Sono il lavoro, libero cittadino? Sì, quello che tu rappresenti. Se sei una ricercatrice, se sei una presidente di un'associazione, sentivo prima, un rappresentante di... Anche un cittadino. Se sei un cittadino, anche un cittadino. Al comitato di quartiere. No, quindi quel tu è generico. Sì. Esatto, tu come essere umano dotato di un'idea. Detto questo, posso partire? Altre domande? Via. Campanella? Prego, buon lavoro. Adesso devo interromperti perché visto che mi hai detto, ho detto non era una critica, nel senso anche quelle ragazze lì che si potevano muovere, si spostavano, era soltanto un'osservazione. No, però volevo dire una cosa. Sto ribattendo pubblicamente perché giustamente mi hai messo in connessione davanti a te. Certo, ma perché io non a me piacciono le regole, anche perché sono militare, quindi questa era proprio hai fatto un autogol in marina. Quindi proprio un doppio autocollo. La cosa che mi hai detto invece, che ho detto apposta, per trarre vantaggio da questa cosa, io invece, che sono. Perché volevo dire semplicemente che vi ringrazio perché con molta disponibilità e fluidità, devo dire, non è sempre così, avete appunto accettato, vi siete spostati, quindi io volevo cogliere questa battuta, questo scambio che c'era stato per ringraziarvi di come avete lavorato, di come vi siete diciamo così anche adeguati a queste regole che ci aiutano a lavorare meglio, quindi era solo per dire grazie. Detto questo, adesso come funziona?
Adesso partendo da questo tavolo, andiamo in un senso orario. Questo è alfabetico. Ogni persona, cioè ogni tavolo, avrà nominato un portavoce. Questo portavoce ci brevemente ci illustrerà quelle che sono state le idee principali emerse dal tavolo. Avete 3 minuti a tavolo, quindi la cosa che noi saremo costretti a fare, perché noi abbiamo proprio una tempistica da rispettare, cioè dobbiamo stare dentro quelle 3 ore definite, purtroppo. Appena scatteranno questi 3 minuti, Francesca gentilmente suonerà la campanella e io sarò costretta a dire grazie, stop, e passare al tavolo successivo. Quindi partiamo dal tavolo A. Chi è la portavoce? Penso io. Sì. Nome Gabriella. Allora, Gabriella, mi diceva prima Roberto, per lo streaming deve guardarli, va bene? Ok. Se vuoi alzarti, puoi anche alzarti, così gli altri ti possono ascoltare. Allora, noi siamo partiti dal discorso della tutela della biodiversità, che è un obiettivo imprescindibile se si parla di ecoturismo. Questa tutela ha bisogno di una pianificazione che sia presente e sia valida, che sia rispettata, e quindi di un regolamento forte e cogente che attualmente non c'è. E ha bisogno di conoscenza, quindi di condivisione, e quindi anche di un'attività di educazione ambientale. Al nostro tavolo c'era un'idea di promuovere la pesca turismo come attività per la conoscenza, insomma, dell'ambiente marino. E nella seconda fase c'è stata l'idea di incentivare economicamente, quindi con uno sgravio fiscale, tutte quelle strutture che aderiscono a questo principio e che adottano criteri di ecosostenibilità. E c'è stata l'idea di promuovere il turismo, promuovere in particolare soprattutto gli sport nautici senza uso del motore, che indubbiamente, diciamo, creano danni alla biodiversità, senza dubbio. E però si è ritornato sul discorso dell'ecoturismo, e quindi necessità, si è visto che non manca un'adeguata formazione degli operatori della pubblica amministrazione su questo discorso dell'ecoturismo, attenzione alla sostenibilità degli interventi sull'ambiente marino e costiero, e anche con campagne di sensibilizzazione per la promozione di questo ecoturismo, quindi campagne, all'interno di queste campagne anche formazione. Poi noi riportiamo alcune input che ci sono venuti dai ragazzi, e quindi che hanno manifestato la necessità di maggiori controlli, quindi sui pescatori, sui turisti, sul fatto di mangiare pesce crudo. Ci hanno detto di importante simulare la raccolta differenziata. Sì, ok, ce l'ho fatto. Perché ovviamente la plastica, poi lo vedremo l'ultimo giorno, crea grandissimi problemi all'ambiente, soprattutto acquatico, ma anche sulla costa. E il discorso del promuovere, perché i ragazzi ci hanno stimolato nel dire che le navi da crociera dovrebbero avere un minore impatto sull'ambiente, e quindi noi poi da lì abbiamo riflettuto che il turismo lento forse potrebbe essere il turismo che deve essere maggiormente promosso in futuro. E poi si è parlato di una certificazione di tutte quelle attività, soggetti, stabilimenti e vario che operano, che hanno come risorsa ambientale il mare, e con il controllo deve essere a cura degli stessi utilizzatori, quindi un feedback di controllo che ovviamente richiede anche una maggiore sensibilità, e quindi poi si ritorna in maniera circolare sul discorso dell'educazione ambientale. E vabbè. Grazie. Io ci provo, le idee sono tante, variegate, delle reti, dell'app, allora sarò sintetica e brevissima. Vado per sintesi: marchio di qualità, premialità ambientale, infatti molti sono comuni al tavolo A. Certificazione ambientale, rendendole però molto più easy, molto più facili da ottenere.
Poi abbiamo accessibilità alle zone costiere più facili, nautica sostenibile con un occhio di riguardo al riuso e alla riqualificazione di aree portuali abbandonate, l'utilizzo di campi boe per, e di aree di ancoraggio per salvaguardare la Posidonia. In generale, educazione ambientale, comunicazione dell'attrattiva dell'ecoturismo, quindi far capire l'importanza che può avere un progetto legato all'ecoturismo e quindi indirizzato non solo ai ragazzi ma anche agli adulti, con dei focus legati ai mestieri del mare, e imparare il linguaggio del mare e attivarsi nel fare delle summer school. E poi che mi sono persa più, allora, poi sulla parte invece gestionale di pianificazione, pensare ad un piano regolatore del mare, che quindi prevede di base una conoscenza però dei fondali e quindi una mappa bionomica, e questo entra molto la ricerca, e realizzare un piano del regolatore del mare tenendo ben presente quelli che sono le volontà dei cittadini, e quindi mettere insieme cittadini, portatori di interesse, gestori, nel realizzare poi in sostanza una strategia giusto condivisa utilizzando dei protocolli condivisi, insomma dei protocolli di public information. Poi che altro mi sono persa? Migliorare la destagionalizzazione con attività che però non abbiamo dettagliato, migliorare la conoscenza del codice mondiale dell'etica del turismo, e fare in modo che tutte le attività che vengono svolte sulle città costiere siano entrino in una rete di condivisione con tutti i portatori di interesse, cioè tutte le azioni siano condivise e integrate tra i vari portatori di interesse. E poi in ultimo migliorare la conoscenza delle normative di tutela, quindi e anche insomma far conoscere che a livello europeo ci sono varie normative come normative sulla biodiversità, la Maristradice, eccetera, quindi fare comunicazione ambientale a 360 gradi. Cavolo C. Allora, sostanzialmente ci sono tre macro aree con all'interno delle quali ciascuno ha proposto diverse idee, tutte molto interessanti, che poi ciascuno vede. Le tre macro aree sono queste qui. La prima è riguarda il concetto di premiabilità di servizi e prodotti, quindi non soltanto prodotti ma anche servizi. A riguardo sono state proposte poi diverse idee, tipo la pesca a strascico, il pescaturismo, valorizzazione dei mestieri del mare e dell'entroterra, bloccare tutto ciò che non è ecosostenibile, creare una rete fra i servizi turistici, sfruttare al meglio l'esistente, riconvertire l'esistente in direzione dell'ecosostenibilità, mobilità via mare per raggiungere località costiere, trasporti locali ecologici, porto sostenibile. Quindi comunque tutta una serie di idee che vanno verso la premiabilità di servizi e prodotti. Ovviamente è importante stabilire criteri per ottenere queste certificazioni e poi tutto ciò che ne consegue. La seconda area su cui poi sono emerse tutte altre idee molto interessanti riguarda praticamente l'area della governance, che qui abbiamo riassunto nell'ultimo giro con il contratto di fiume, con il concetto di contratto di fiume, dove è importante quello che è emerso e che riprende altri concetti dei gruppi precedenti, è che fiume si intende non soltanto, perché oggi si parla di mare, ma appunto il mare è fortemente interconnesso ovviamente con tutto ciò che c'è a monte, quindi non aberriamo da soluzioni come contratto di foce, contratto di un pezzettino di fiume, di un pezzettino di costa, perché va considerato tutto
tutto il sistema. E a riguardo sono stati introdotti appunto alcuni concetti importanti come il rapporto mare-costa, entroterra, rapporto città-territorio, collegamento fra porto e entroterra, coinvolgimento diretto dell'imprenditoria locale, eccetera. L'ultimo concetto invece è un pochettino più ampio, è quello di creare un osservatorio dei cittadini, ovvero uno scambio attraverso tutta una serie di tecnologie fra praticamente cittadini e autorità. Importante il concetto di open data, e questo qui poi che trova come... tutto questo che poi si concretizza con finanziamenti ovviamente a favore dell'informazione e della promozione. Poi tutti i singoli aspetti, no, ma tanto poi i singoli che adesso ho letto velocemente, tanto li trovate appesi. L'importante è che, vedo, riassumendo, sono tre aree su cui in questo tavolo si è agito. Basta. Grazie. Grazie. Il tavolo il D, scusate, non mi alzo così dopo meglio. Intanto un secondo ci vuole. Grazie davvero, grazie di cuore per quello che avete fatto. Siete riusciti a mettere in collegamento i cittadini. Incredibile, ma vero? Sì. In una stanza dove tutti ci siamo confrontati abbiamo detto una serie di belle cose. Meglio, aggiungi un posto a tavola e siamo tranquilli. Quindi questa è la prima cosa. Secondo, sono emersi diversi aspetti rilevanti, mi ricollego a quelli precedenti, ancorché cercherò di suddividerli in parti immediate. Intanto prodotto, quindi c'è un qualcosa che riguarda la nautica a vela, l'utilizzo dei prodotti a basso impatto, che è rilevante, soprattutto anche collegandolo al rifiuto, che poi il prodotto quando smette diventa rifiuto, i rifiuti in mare se ne trovano tanti. E quindi l'elemento forte, determinante, è la riqualificazione ambientale delle aree fortemente antropizzate, prima cosa che metto così in bilancia. Secondo aspetto è tutto quello che può essere anche certificato, Ecolabel piuttosto che i vari registri EMAS e via discorrendo, stabilimenti a basso impatto anche per i rifiuti in questo caso, sempre su quel tema, perché il mare, come sapete, ahimè, è pieno di plastica purtroppo. E anche qui, sempre per cercare di dare un po' di lavoro, stabilimenti balneari riconvertiti con materiali ecocompatibili, in sintesi una riqualificazione dell'esistente. Dopodiché, arrivando un po' alle conclusioni, turista responsabile e cosciente del proprio ruolo, cioè cercare di valorizzare, partendo dal comportamento più che dalla visione. La visione lasciamo in seconda battuta, anzi per ultimo, come dulcis in fundo. E alla fine a me la cosa che è molto piaciuta e stiamo portando avanti anche con altri cittadini è la sostenibilità circolare. L'economia circolare è qualcosa, è un di cui della sostenibilità. Non è che l'economia è sostenibile, è la sostenibilità che fa circolare l'economia e quindi... Ok, lavoro, infrastrutture, risparmio energetico, eccetera. Allora, solidità, utilità, bellezza. Non l'ho detto io, l'ha detto Vitruvio Pollione, 15 avanti Cristo. Primo elemento. Secondo, sostenibilità, ciclovita, perché la solidità, utilità, bellezza fanno parte del ciclovita. Quattro elementi, acqua, aria, terra, fuoco, ok, che girano intorno. Arriviamo al porto, al sintagma, città, territorio. Chi viene dal mare arriva nel porto, si ferma, va a vedersi i beni culturali, ritorna, riprende il mare e se ne va un altro giro. Quindi infrastrutturare tutto al meglio, progettando tutto con sistemi di modellazione parametrica, sempre in funzione del ciclovita, PLM, GIS, territorio, BIM. Edifici, PLM, i prodotti, l'amministrazione poi deve essere promotrice di questo concetto di sostenibilità. E l'ultima visione finale è dove andare a traguardare: turismo, ambiente, beni culturali, e su quello costruire il tutto con un cantiere impatto zero, per esempio partendo dai campi boe invece dei porti turistici. Grazie. Giusto? Allora, gli metto la pizza. Questo no. La signora, sì. Alta, fermi tutti. Al centro del tavolo. C'è, dai. Allora, mi chiamo Cristiano. Gli aspetti che sono stati affrontati, intanto la consapevolezza del territorio, conoscere con attenzione il territorio e quindi creare un'attenzione sulle parti
è fondamentale. Quindi è stato scritto uno slogan piccolo e bello. È importante appunto fare rete e quindi per creare appunto da questi piccoli luoghi diciamo una continuità. Quindi la peculiarità del sistema costiero è fondamentale. L'idea quindi è quella di creare un prodotto turistico che possa essere poi diciamo presentato diciamo all'opinione pubblica attraverso anche la destagionalizzazione diciamo della costa, quindi vedere il sistema costiero come un prodotto diciamo ambientale nei 12 mesi. Questo logicamente comporta poi delle attenzioni maggiori da parte di chi opera nel settore. Poi la formazione di consorzi locali per creare appunto le offerte e quindi creare una borsa del turismo ambientale e ecologico. Questo è fondamentale perché appunto si parlava in questo tavolo che non esiste poi una borsa di questo tipo. Fondamentale anche la modalità e la procedura di analisi che già è, diciamo, è utilizzata a livello europeo, che è la gestione integrata delle coste, e quindi lì creare attraverso gli operatori, quindi i portatori di interesse che sono i cittadini, insomma, e le amministrazioni, per creare appunto gli obiettivi. Quindi è fondamentale, insomma, che la procedura sia omogenizzata a livello nazionale e anche europeo. Con questo attualmente la gestione integrata se ne parla molto in Italia, ma sì, è fondamentale poi alla fine creare dei porti a rotazione per facilitare appunto il transito del turismo. È fondamentale, questa è la mia idea, recuperare poi l'aspetto naturale delle coste, quindi riportare la salvaguardia della biodiversità come elemento fondamentale attraverso poi dei fondi europei. La raccolta dei rifiuti differenziata anche in questo tavolo è stato parlato, e poi la normativa più snella sul rifiuto che viene appunto dal mare, e quindi creando appunto un'incentivazione della raccolta da parte dei pescatori. Aggiungo appunto una formazione da parte di tutti quanti gli operatori balneari che operano nel settore. Riduzione dell'inquinamento, chimico, fisico, anche coinvolgendo autorità competenti. E la mobilità appunto elettrica, comunque sia, per arrivare insomma nei sistemi appunto costieri. Votiamo anche noi. Questi qua che servono per la vostra votazione. Cioè adesso ve lo spieghiamo. Io posso fare un'osservazione. Sono osservazioni perché è un problema che abbiamo anche noi, magari voi avete già una strategia di progetto e tutto. Cioè, quando si va a fare queste votazioni, questi campionamenti, ovviamente il campione presente in questa stanza, come succede regolarmente, ovviamente non è che è un, anzi, qui è anche bello nutrito, è ovviamente molto limitato rispetto al campione che dovrebbe essere considerato se uno fa delle statistiche per poi portarlo in Commissione Europea. No, attenzione, no, immagino che voi avrete delle strategie, ecco, no. Tra l'altro noi abbiamo seguito proprio delle direttive, cioè loro che hanno seguito più il progetto, se vuoi intervenire, che sei più... No, nel senso che ci teniamo a precisare che la votazione delle 5 idee principali sono ovviamente per dare anche risalto a quelle idee che accomunano, però noi tutto questo patrimonio lo dobbiamo gestire e tenere, perché noi faremo un report su tutto quello che è uscito fuori, non è che solo sulle 5. No, poi no. Faremo un giro di seminari adesso, ne dovremo prossimo fare anno, un altro, prossimo anno un altro, dovremo fare lo stesso gioco a livello internazionale, quindi è un castello che si costruisce piano piano, e quindi la cosa importante è che voi siete un campione, domani ce ne sarà un altro, dopodanno altro, a Cipro ce n'è stato uno, certo. In Spagna ce n'è un altro, e poi piano piano tutte queste idee verranno messe in comune, in sinergia, e verrà costruito
un position paper, però tiene conto di tutto. No, ma quello sì, era soltanto la difficoltà, faccio un esempio. Oggi ho sentito, io non so di qua, quindi ovviamente sì. Parlo, mi posso permettere il lusso anche di parlare. Sono toscana, vola a Venezia, sì, casa a Trento, ecco. No, però ho sentito oggi c'era molto Ostia, però per esempio se già uno si sposta verso Salerno, cioè potrebbero esserci delle peculiarità, ecco, certo, allora, la difficoltà, lo dico perché io porto una nostra esperienza, che quando facciamo gli incontri con gli stakeholder, voi considerate che a scala di distretto noi mandiamo per ogni bacino idrografico 1000 inviti, vengono 15 persone. Che è un grande successo. Sì, no, quello dico io, cioè voi sicuramente state facendo tutto benissimo, io ve le dico io semplicemente, è un warning, e magari se avete idee anche da trasferire, eccetera, andate volentieri, però il problema è che di norma... Sì. Cioè, no, in risposta a quello che stavi dicendo, a quello che diceva Cecilia, comunque poi voi, una volta fatto questo lavoro, siete invitati sempre a interagire sulla piattaforma che poi, quando in fascia vi illustreranno, dopo ve ne parleranno. E quindi diciamo questo lavoro che abbiamo fatto qui in realtà non finisce qui, nel senso che poi se voi avete altre osservazioni, altre idee, potete sempre interagire attraverso la piattaforma, iscrivervi, interagire, far interagire i vostri parenti, amici, conoscenti, segnalare eventi, certo. Io se posso dare un suggerimento è il coinvolgimento il più possibile delle autorità diffuse sul territorio, che poi attraverso ovviamente la piattaforma facciano pervenire. Certo. Visto che ce l'avete la piattaforma, ed è anche una bella piattaforma, L'approccio deve essere ribaltato, cioè è una piattaforma partecipativa in cui tutti quanti possono partecipare e condividere le proprie esperienze, le proprie conoscenze con tutti. È ovvio che poi diciamo attraverso uno strumento di questo genere noi metteremo anche best practices, lesson learned in varie, le porremo in risalto all'interno della piattaforma, che possono essere utili anche per il decisore politico. Infatti per esempio proprio il ruolo di del work package coordinato da Sasha è quello di andare a trasformare questa energia che è venuta oggi e che verrà in altri eventi che organizzerete anche voi verso diciamo il decisore politico, quindi far capire proprio No, ma io ne fo proprio una questione di thousand of citizens, mi spiego. Il mio amico Beppone che c'ha il negozio a Nettuno non sa dell'esistenza della piattaforma. La domanda è come fare ad arrivare all'informazione. Beh, sicuramente io glielo dico stasera di telefono, sono a Roma, anzi ti vengo a trovare domani. Però ecco, tu sei un uomo social e avrai secondo me nel tuo Facebook già un'immagine di contatto, dillo a tutti. Poi ovviamente quello che dici tu è importante, anche solamente tre parole perché poi andiamo a votare. Sì, ma anzi scusatemi se mi sono permesso. Quello che dice è prezioso, è un po' anche il trucco della comunicazione, quello che dici tu è importante perché il limite della partecipazione dei cittadini, che personalmente ho riscontrato occupandomi appunto di citizen science, progetti partecipativi eccetera, è proprio che uno vuole che il cittadino partecipi e quindi un rapporto bidirezionale di scambio quando non c'è un'opportuna comunicazione monodirezionale, cioè se io parlo dell'ISPRA perché sono lo spiego bene al cittadino e non lo raggiungo, non mi faccio conoscere con gli strumenti di comunicazione, non posso poi chiedere al cittadino di rispondermi o interagire con me. Quindi quello che dici tu è molto prezioso, in questa direzione dobbiamo lavorare tutti, i comunicatori, gli scienziati, così come anche nel cambiare il linguaggio. E questo è proprio quello tentativo che siamo la sfida. È l'opportunità, perché altrimenti anche il cittadino partecipa una volta e poi non partecipa più, perché alla fine dice ma. Quindi allora adesso per completare la partecipazione avete questo bollino, vi lasciamo votare con agio e anche il tempo di bere un caffè, mangiare un pasticcino. Sì, c'è ancora del tè caldo. Vi lasciamo un quarto d'ora, voi potete votare, dopodiché avremo 5 minuti mi pare per contare i voti e poi vediamo quali idee. Quindi buona votazione, ristoro e grazie. Allora, devo parlare per questo qua, per lo streaming? Ecco, meglio. Allora, innanzitutto mi dicono i colleghi che
Noi adesso io leggerò le più votate, ma in realtà c'è stata poca differenza tra un'idea e l'altra, cioè di voto intendo dire, quindi tutte idee buone di cui faremo tesoro. Allora, quella che ha avuto più massimo punteggio, che è la 9 punti, è questa idea, tutela delle dune costiere, quindi per quanto riguarda la biodiversità. Era la numero tavolo che ha avuto questa idea A. Quindi tavolo A. Poi abbiamo punteggio 8, quindi strutture di incentivazioni economiche a strutture ricettive che adottano criteri di ecosostenibilità. Quindi 8 punti, che aveva avuto questa idea, quale tavolo? Però era il secondo. Era il secondo. Poi, terza, qua abbiamo due pari merito, quindi due voti 6. Allora, questa è tavoli degli stakeholders locali. Borsa turismo, offerta domanda, ambientale, ecologico. Borsa turismo ambientale. Scusate, borsa turismo ambientale, quindi incontro, offerta domanda. Incontro, offerta domanda. Perfetto, questo è 6 punti. Chi aveva avuto questa idea? Tavolo E. Poi abbiamo quest'altri 6 voti. Comunicazione finalizzata alla conoscenza del territorio, più attività di divulgazione scientifica intesa come formazione e intrattenimento. Grazie, tavolo di dov'è che è scritto? Scusate, io comincio sì, già ero sbarellata in partenza. Poi, abbiamo finito? La quinta. Grazie a tutti. Allora, 5 punti, nautica sostenibile, riuso, riqualificazione delle aree portuali, campo boa, tra parentesi, Posidonia. Quindi queste sono le 5, diciamo, più votate, ma come dicevamo prima, tutte saranno poi inviate e andranno dove devono andare. A questo punto abbiamo la presentazione una breve presentazione della piattaforma Marina, dove voi potete appunto interagire. Dopodiché, dopo questa presentazione, vi daremo un questionario di soddisfazione che vi sarà dato sui tavoli, voi lo compilate, sono domande molto semplici, come è andata la giornata, se vi sono piaciuti i pasticcini, insomma, quello che volete, e domande molto precise sulla giornata, e dopodiché ci saluteremo e via. Ci ritroviamo nella piattaforma, che ora Fernando vi illustra. La piattaforma è accessibile dal sito del progetto Marina, che è www.marinaproject.eu, molto semplice. È subito sotto la parte della la foto in testa alla pagina. Un aspetto essenziale della piattaforma è che è concepita per essere una piattaforma condivisa. Per condiviso intendo dire che se uno la esporta, diciamo, attraverso attraverso questo pulsantino qui, viene generato un codice qui sotto. Facendo un copia e incolla di questo codice, io la piattaforma la posso mettere in qualunque altro sito web, quindi per esempio siti web di associazioni, già ISPRA l'ha messo, di associazioni o di organizzazioni che vogliono estendere la comunità o crearsi una propria comunità all'interno della piattaforma, lo possono fare semplicemente copiando e incollando questo codice dentro una pagina web del sito, e questa caratteristica si estende ad ogni elemento della piattaforma. Cioè, per esempio, l'evento creato oggi lo ritroverete sulla piattaforma, ma si potrà copiare e incollare in altre pagine web, per cui voi organizzate un evento, lo organizzate attraverso la piattaforma, lo potete mettere sul vostro sito web con tutte le informazioni che
che ovviamente registrate. Adesso entro così vi faccio vedere all'interno. Per registrarsi? Sì, perché da ieri abbiamo avuto un attacco hacker dalla Cina, cioè che, perché ovviamente la piattaforma fornisce... No, purtroppo la piattaforma fornisce dei servizi di mailing e per loro sono preziosi i servizi di mailing, però l'abbiamo fronteggiato questa mattina perché da ieri pomeriggio hanno cominciato ad attaccare... No, anche dalla Cina, perché la cosa essenziale è stata la Cina, poi abbiamo visto, perché c'erano vari attacchi da Ucraina, però quello che è riuscito è quello cinese. Il vero problema è cosa ci fanno. Sì, no, ma ci avevano agganciato le cose per sostanzialmente per prendere, per utilizzare la piattaforma per fare spamming, è quello il punto. Perché ovviamente la piattaforma ha anche un servizio di posta. Fai vedere come si ci sono. Sì. Allora andiamo a vedere proprio la parte, diciamo. Ah, ok, allora sì. Logout, che purtroppo ogni tanto. Allora, attraverso qui sotto ci si registra e quindi qui si può mettere i dati. Adesso riesco. Purtroppo qui è molto compresso il lo spazio, perché quando proietta c'è il pro... Sì. No, è compatto, è, diciamo, restringe lo schermo nella, e per cui diventa più difficile, sì, non è nelle dimensioni originali. Allora rientro. Per dare un'idea, fra un po' troverete all'interno della piattaforma quella possibilità anche di esportare l'evento che abbiamo organizzato oggi. C'è già una parte in streaming che poi toglieremo, perché purtroppo, diciamo, lo streaming ha un difetto che è molto è fondamentale la larghezza di banda della connessione. Purtroppo non sempre uno ha la larghezza di banda come e anche oggi purtroppo non era molto buona, però possiamo andare per esempio sulla seconda pagina. C'è questo, un evento che si è tenuto in Francia analogo a questo, dove hanno messo praticamente in streaming tutto l'evento, mi sa che non c'è l'audio sul computer. Sì. E quindi, diciamo, si può vedere lo streaming. Soprattutto si possono sostanzialmente mettere vari tipi di oggetti, appunto video, avviare uno streaming online, un evento online, creare un work cafe, eccetera, all'interno della piattaforma. E soprattutto questo evento lo prendo e lo posso embeddare in un altro sito web. Quindi per esempio Nausicaa può prendere questo sito, questo evento, se lo embedda e ritrova esattamente tutto gli elementi che ha inserito dentro la piattaforma, proprio perché è pensata soprattutto per una grossa condivisione dell'informazione. Poi ovviamente ha tutte le funzionalità tipiche dei social network, quindi di creare una community, crearsi un proprio network di adesso qui c'è il problema che col fatto che è compatta nel non
devo ruotare in questo modo solo. Scusi, ma questo per tutti o solo gli amministratori? Tutti coloro che si connettono possono crearsi dei gruppi. Possono crearsi dei gruppi di quindi gestire, mandare posta elettronica alle persone del gruppo. Sì, come un social network, mandare messaggi, poi sarà implementato anche il wall, gestire delle proprie informazioni, pubblicare delle proprie informazioni, diciamo dalle informazioni personali, quindi con le informazioni del profilo, i siti web, diciamo questi sono i siti web di progetti passati o del sito dell'istituto. Sì, adesso ovviamente su questo evento ci sono. Sì. Qui abbiamo messo questo, qui c'è l'evento proprio che abbiamo. Ancora non è. Non è stata attivata, sì, su YouTube. Vediamo un po', no, ancora non è attivo su YouTube. No. Domani lo troverete attivato. La condivisione dei documenti e chat, sì. Questa è la locandina del seminario. Sì, allora diciamo iscrivetevi alla piattaforma e soprattutto condividete i vostri contenuti, cioè perché sono contenuti che possono, oppure per esempio se organizzate eventi, è importante diciamo condividerli con tante persone e soprattutto creare anche delle reti. Diffondere ovviamente anche ad altre persone, embeddare la piattaforma all'interno dei siti web, dei vostri siti web, per esempio soprattutto associazioni, organizzazioni che vogliono partecipare in maniera attiva a questa comunità, può essere estremamente utile avere diciamo condividere con gli altri le proprie iniziative, anche i progetti passati ovviamente, anche i contenuti, sì. Quindi qualcosa in più sul progetto, cioè quali sono le azioni che sono 3 anni, se non ho capito male. Sì, siamo diciamo il progetto è al settimo ottavo mese, diciamo durerà 3 anni. Ovviamente questa è solo la prima parte, solo le prime funzionalità della piattaforma, ne avrà molte altre la piattaforma di funzionalità. Il progetto, sì, il progetto sì, ovviamente ha vari tipi di iniziative. Innanzitutto voi avete visto un cosiddetto MML workshop, cioè un workshop in cui diciamo insieme impariamo delle cose nuove, e questa è la prima fase del progetto, cioè la prima fase sono queste attività di MML workshop. La seconda fase è quella di condividere queste attività all'interno anche di questa community creata intorno alla piattaforma. C'è una terza fase che è quella di creare delle best practices, individuare delle best practices, delle lesson learned sia dalla piattaforma, sia dal contributo di tutti, sia attraverso questi momenti partecipativi. E come atto finale, diciamo, l'obiettivo è quello di trasferire questa energia potenziale che si è creata all'interno di tutta questa discussione verso
un'azione politica, cioè quindi far capire quale può essere, quali possono essere delle soluzioni, sia a livello ovviamente locale, nazionale ed europeo. Quindi, diciamo, se volessimo inserire delle buone pratiche, dobbiamo aspettare una fase successiva. Le buone pratiche da subito, cioè nel senso che se uno ha delle buone pratiche, le può mettere come. Quale menu? Che possono mettere, se ci sta una parte che sono delle raccolte di documenti. Di delle raccolte. Sì, gli faccio vedere quella parte che... Te lo rimetto? Sì, no, non, quella parte non l'abbiamo... non la vedo, non ti ricollego? Sì, ok, ricollegami un attimo. Diciamo, in questa parte ci sarà una sezione proprio dedicata alle buone pratiche in generale, però sono principalmente... diciamo per creare e condividere i propri contenuti, diciamo, quindi sia attraverso per esempio informazioni sui siti web, sia attraverso librerie online, quindi diciamo avere tutta una serie di articoli, sì, di documenti tecnici, per esempio documenti tecnici di progetto, eccetera. Il tutto è, diciamo, è indicizzato full text, per cui attraverso degli strumenti di ricerca si può trovare qualunque cosa sulla base delle keyword, di funzionalità di ricerca e di filtri. Quindi sulla base del contenuto di una parola all'interno del testo di un documento, o il nome di un file, o il nome della collezione, oppure posso fare una ricerca per autore, eccetera. Quindi attraverso queste... C'è la versione in italiano? La versione finale della piattaforma sarà multilingue. Non lo facciamo per ogni versione... Se ti ricordi, era sono... Volevo però precisare sulla prima risposta, questo. La piattaforma in quanto menu, eccetera, sarà multilingue. Per quanto riguarda i documenti, saranno di tutti. Si è deciso che ciascuna comunità potrà mettere nella lingua che vuole, perché chiaramente poi tradurre moli di documenti che sono in continua evoluzione significa non rendere la stessa. Però, cioè, se per esempio la comunità italiana lo può fare in italiano, se si ritiene che ha una certa rilevanza all'argomento, magari una piccola introduzione, un abstract in inglese, che permette di capire perlomeno a chi sta vedendo se gli interessa o no. Perché, no, mi riferivo perché indubbiamente per un'associazione che deve entrare per dare un contributo, forse questa parte è meno facile rispetto a quello che ho visto finora. Sto pensando che due tecnici magari si sono i nomi dei giovani, i nomi dei contenuti, capito? Sì, quindi che ne so, show collection content in italiano. Sì. Quindi il fatto deve essere in italiano, non può essere altrimenti, così come in Grecia, francese, in Francia o in America. Ecco, magari una sintesi, ecco, di cosa è emerso in inglese che renda, faccio un esempio, visto che i messaggi sono dal basso verso la comunità anche internazionale, l'Europa, ecco, questo messaggio, magari se in un abstract che keyword appunto chi organizza può essere utile, non obbligatorio ma utile senza altro. No, possiamo... Sì. Sì, sì, solo una cosa finale, sì. Rispetto alla lingua, tutto è predisposto per essere multilingue. Intanto magari puoi iniziare. Tutto è predisposto per essere multilingue, nel senso che basta tradurre un file di testo. Il problema è, diciamo, possiamo farlo per alcune versioni non
per ogni persona che rilasciamo, cioè diventa, perché dovremmo chiedere a tutti i partner di tradurre e andare a fare l'aggiornamento del file testo nella loro lingua, diventa un po' complicato, diciamo. Però diciamo su alcune versioni base una cosa si può fare senz'altro. Ma soprattutto l'idea che è emersa anche dalla discussione per tutti i parte è quella di mantenere la piattaforma dopo il congresso, magari con una forma di partecipativa, e proprio questo ovviamente poi richiederà, diciamo, in fasi successive una pianificazione anche rispetto a multilingue, no, ma era proprio differita a quel discorso di coinvolgere, cioè add new collection. Comunque quello che dice lui è importante, dall'altro lato penso che questa difficoltà che tu hai rilevato, mi sembra di aver capito, cioè è più un accesso per esperti, esatto, sia anche una volontà, poi mi correggeranno se sbaglio, ma cos'è, di fare una sorta di gatekeeping, cioè di monitorare i contenuti, quindi l'associazione in qualche modo agglomera gli stakeholder che lei segue, poi lei riporta gli eventi che organizza, cioè fa un po', diciamo così, da portavoce. Per il cittadino ci sono altre vie di accesso più semplificate, penso che sia proprio anche proprio nel disegno. Però dopo approfondisci con Sasha. Vai. Sì, your moment. Sì, grazie, era solo per spiegare l'albero di Natale, che visto la tempistica, detto che comunque la funzionalità di poter lavorare in italiano c'è, cioè, sostanzialmente si sta implementando. Ma questo per spiegarvi il percorso, perché era una domanda che avevi fatto tu prima, proprio per capire com'è che arriviamo a livello politico, diciamo, e come procediamo a lavorare. Marina ha degli strumenti, uno degli strumenti è questa piattaforma di condivisione di conoscenza, ne ha anche altre, soprattutto ha una serie di attività che si sviluppano nell'ambito della ricerca responsabile e innovativa. E in particolare l'approccio dal basso verso l'alto, se vogliamo, un approccio bottom-up di coinvolgimento, che noi faremo secondo questo schema. Allora, vedete, sotto ci sono 24 meeting a livello nazionale, come questo, che stiamo facendo. Noi facciamo 3 in Italia, oggi, domani, dopodomani, come sapete, stati fatti a Cipro, il 16 ce n'è uno in Turchia, per capirci, e così via. Praticamente in circa 2 mesi noi mobilizziamo 1000 cittadini, almeno 1000 cittadini, sui temi emergenti, diciamo, della gestione, della protezione dell'ambiente, dello sviluppo economico, no? Creando delle comunità, che sono delle comunità nazionali, che abbiamo anche l'ambizione che possano, come dire, anche interagire tra di loro con delle limitazioni del caso. Questi meeting che facciamo a livello nazionale portano a dei risultati che non sono 5 diciamo frasi selezionate, ma sono tutto il percorso, sia il percorso che abbiamo fatto di condivisione, ma tutto quello che è emerso, sul quale noi lavoreremo per fare dei report che condivideremo con voi attraverso questa piattaforma. Cioè l'idea è di utilizzare questo strumento, farvi partecipare in modo che le idee che sono emerse siano arricchite e circostanziate. Okay. Questo tipo di percorso ci porta a che cosa? A degli ulteriori eventi che saranno minori come numero. Questi 4 pallini rossi subito sopra, che arriveranno tra pochi mesi, sono dei meeting internazionali con un approccio relativamente simile, in cui vorremmo che alcune delle persone che hanno partecipato a livello nazionale partecipassero, inviteremo anche altri portatori di interesse, in modo da fare sintesi intanto di quello che è emerso. E questo ci porterà poi a un ulteriore incontro, quello giallo che vedete subito sopra, con i policy makers a livello europeo, quindi responsabili di diverse DG, per capirci, amministratori o politici, con i quali condivideremo questo tipo di percorso, quindi dal basso verso l'alto, e poi dall'alto, cioè in questo incontro, diciamo, di profilo più politico elevato, avremo delle indicazioni per ricominciare e continuare questo percorso di nuovo a livello nazionale. Quindi ci rivedremo sostanzialmente
per riportare quello che ci è stato detto, perché magari loro ci diranno, bene, avete delle idee, però dovete mettermele così, spiegatemi, oppure io ho dell'urgenza, aiutatemi, no? E questo poi continuerà in questo percorso con ulteriori incontri internazionali, quelli rossi. Avremo due incontri finali con i policy makers che vedete ancora in alto, quindi reiteriamo ancora questo percorso, e poi lo scenario finale è quello di una conferenza a Bruxelles di alto livello politico, in cui avremo sia i responsabili delle DG che i responsabili, che amministratori, e speriamo anche di poter avere un'audizione al Parlamento, in cui il percorso che avremo fatto, come dire, sarà ulteriormente consolidato, spiegato, condiviso, no? Speriamo di ottenere dei risultati concreti. E una cosa ci tenevo a dirvi, non è che semplicemente, come dire, con questi incontri noi facciamo il nostro lavoro, non è che semplicemente incontrandoci noi abbiamo, come dire, ottemperato a quelli che sono gli obiettivi di Marina. Noi riusciamo a farlo nel momento in cui costruiamo una comunità che lavora, che interagisce, in cui magari ci si dice guarda, non hai capito niente di quello che avevo scritto, e quindi questo è uno degli obiettivi, cioè fare in modo di creare questa comunità, e utilizziamo la piattaforma, e questa piattaforma può essere utilizzata anche da voi singolarmente nelle vostre associazioni per i vostri usi, come dire, personali e associativi. Quindi è uno strumento che viene messo a disposizione. Un'ultima cosa, questo percorso è un percorso che è associato a un lavoro molto serio che si sta facendo di analisi di tutti i progetti europei che hanno avuto una componente di ricerca responsabile e innovativa, catalogazione e raccolta di informazioni sui diversi portatori di interesse, interviste che faremo con i policy makers e così via, cioè tutto un apparato in parallelo che viene sviluppato, che serve per apprendere quali sono le lezioni importanti che ci dicono come possiamo riuscire a cambiare un po' l'ottica e fare in modo che la società entri di più nella ricerca, nell'innovazione e quindi nella definizione delle politiche. E quindi c'è un lavoro concreto che si fa anche in questa direzione, e tra le lezioni apprese ci saranno anche quelle che emergono ovviamente da questi meeting. Quindi avremo un qualcosa che, se vogliamo, è di processo, cioè come funziona, come far funzionare un'interazione che magari è difficile, e una invece che è di merito, di concetto, cioè abbiamo discusso dell'ecoturismo, discuteremo di alcuni aspetti della pesca e così via, e questi temi dovranno avere, come dire, delle ricadute, delle proposte che sono concrete. Okay. E in merito proprio alla questione del prossimo seminario MML, lo chiamiamo così, internazionale, che faremo il 4, scusate, aprile, non il 4 e 5, il 4 aprile a Venezia, sarà uno dei quattro incontri internazionali che deriveranno da questi 24 meeting nazionali che facciamo. E a noi piace l'idea di cercare di favorire la partecipazione delle diverse persone, di alcune persone che hanno partecipato a questi meeting, a questi meeting internazionali. Quindi quello che vi chiediamo è, siccome vi verrà dato un questionario in cui vi viene detto come andate, ci dite bene, male, quello che pensate, anche se siete interessati a partecipare, avete una disponibilità di massima a poter partecipare, segnalatecelo, ok? Dopo ovviamente quando avremo un quadro generale poi potremo dirvi se possiamo invitarvi e come, okay? E l'unica nota metodologica è questi saranno necessariamente in inglese, ok? Quindi bisogna essere fluent, come si suol dire, perché sennò l'interazione diventa complessa, ok? Grazie. Allora, detto questo, adesso ci sono i questionari, no, sulla soddisfazione di questo lavoro, di questa giornata. Io vorrei concludere con una frase e salutarvi, prima di andare dagli studenti che aspettano di sapere i risultati, perché ci hanno seguito anche loro, che è: perché dovremmo arrenderci? Nel senso, perché noi cittadini, noi ricercatori, noi comunicatori, noi scienziati, noi lavoratori, noi uomini, esseri umani, dovremmo arrenderci? Nel senso che ogni volta che vedo partecipare così i cittadini, io sono anche una persona che fa il proprio lavoro, cerca di farlo con passione, cioè, e quindi ogni volta che vedo i cittadini che arrivano, partecipano, per me è un'occasione veramente di gioia, e penso anche che questi lavori, che la partecipazione sia figlia di un'emozione più che di qualcosa di razionale, cioè c'è qualcosa che vi emoziona, c'è un coinvolgimento che vi porta qui.
Quindi intanto vi ringrazio veramente tutti di aver partecipato, buon questionario, e per chi è qui anche domani, ci rivediamo domani. Per chi non ci sarà, buona vita e auguri di buon Natale. Grazie a voi. Grazie. E come te, dopo sì, poi per la piattaforma vi manderemo delle mail. Esatto. E ci risponderete se avete problemi, cose, possiamo fare anche dei piccoli collegamenti. Esatto. Comunque, come avete capito, loro. Anche suggerimenti, diciamo, per ulteriori sviluppi, cioè se avete idee per suggerimenti, per servizi che possono essere utili. Diciamo che il concetto è che è una piattaforma per la comunità, quindi noi seguiremo